Ushuaia è l'ultimo centro abitato del mondo, a pochissima distanza da Capo Horn. Siamo sulla costa meridionale dell'isola grande della Terra del Fuoco, separata dall'America del Sud dallo Stretto di Magellano. È capoluogo della provincia, che comprende la Terra del Fuoco, l'Antartide e le isole dell'Atlantico del Sud. La città ha circa 56.000 abitanti. Fondata nel 1884, è incastonata tra il canale di Beagle e la fine della catena delle Ande. Anche se la temperatura non supera i 3 gradi e c'è un vento tagliente e gelido, appaiono i primi timidi segnali della primavera. Il parco è un'area di natura incontaminata e selvaggia, con grandi insenature e piccole spiagge, circondate da imponenti montagne e vallate. Nel parco le suggestive Baia Ensenada e Baia La Pataia, dagli spazi sconfinati. Vari cartelli indicano che in questa baia finisce la strada R3 che collega varie province a partire da Buenos Aires fino a Ushuaia per 3.079 km. L'occhio del satellite ci mostra nelle realtà l'impressionante contesto naturale in cui finisce la strada. Lo scenario dà l'idea di qualcosa di selvaggio ed immenso. Qui si ferma la nostra civiltà. Qui finisce il mondo motorizzato. È uno stretto che separa l'arcipelago della Terra del Fuoco dall'estrema punta meridionale del Sud America
e unisce l'Oceano Pacifico e quello Atlantico. È un paesaggio stupendo, mozzafiato. Darwin, nel 1833, appuntò sul suo diario: molti ghiacciai del più bel blu beriglio creavano un contrasto con la neve. Il faro è chiamato dagli argentini faro della fine del mondo. Nel solcare queste acque, la cosa più affascinante è pensare che questi sono gli stessi paesaggi mitologici che hanno descritto Darwin e Magellano.